Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi parliamo di soldi, come spendiamo i soldi, come li utilizziamo, cosa è importante per noi. Che intro magnifica che ho fatto, ho detto tre volte la stessa identica cosa. In modi diversi. Come spendiamo i soldi, quanto sono importanti per noi, in che cosa sono importanti, come usiamo i soldi. Riassunto, hai visto? Una bellissima intro. Allora, prima cosa, parliamo di come li spendiamo. Nello specifico non stiamo sulle cifre, ma vi diciamo le cose su cui spendiamo di più e le cose su cui spendiamo di meno, che in realtà sono anche molto lineari, nel senso che al primo posto c'è la casa, che vale per chiunque, ma noi spendiamo un po' di più. Perché? Perché per noi è casa più ufficio. Quindi prendete una persona normale, pensate che abbia, non so, un bar. Ecco, noi è come se dovessimo spendere sia per la casa sia per il bar in una sola cosa. Ovviamente la somma in realtà è sbagliata perché è eccessiva. Certo. Però capite bene che rispetto ad una casa normale abbiamo bisogno di stanze in più, ad esempio per lo studio di registrazione. Che di poi conseguenza, siamo in due, ci devono stare due scrivanie, quindi deve essere anche abbastanza grande. Esatto, di conseguenza la nostra casa costa di più. Ed è un problema in Italia, questa è una piccola curiosità che vi do, perché lo Stato italiano non contempla il fatto di lavorare da casa. Quindi dove magari se tu hai un ufficio lo puoi scaricare dalle tasse come spesa, che appunto la tua attività deve fare per eseguire la propria attività, quando tu hai invece un ufficio in casa ti agganci. Sono soldi che tu spendi 100% come persona privata. Quindi non importa che uno studio dove registri eccetera eccetera, lo Stato italiano oggi non lo contempla. Altri paesi del mondo sì. E quindi questa insomma è una piccola cosettina, un piccolo problema che potremmo ovviare avendo una casa più piccola e un ufficio. Ma a noi piace lavorare in pigiama, stare con i gatti tutto il giorno, avere la comitessa in casa, no, quindi è una scelta che prendiamo. È proprio quello che volevo dire, che comunque ragazzi sì, potremmo avere un ufficio, ma è una scelta nostra avere tutto all'interno della stessa casa, proprio perché secondo me una delle cose più belle dello smart working è gestirti gli orari come vuoi, non dover andare da qualche parte, quindi non avere il traffico, potertene stare in pigiama se magari non stai registrando e a volte anche quando registri. E a me piace tantissimo anche passare tutto il tempo possibile con i miei gatti, quindi comunque è una scelta nostra. E poi la comodità della casa, c'è il tuo luogo, lo fai come vuoi, cioè, insomma. Ma poi cosa ne so, se un attimino stanco ti vai a riposare un pochettino nel letto, cioè ha delle comodità, certo, anche l'ufficio poi ha le sue comodità, però per noi, per come siamo fatti, preferiamo stare così. Esatto, quindi la cosa in cui spendiamo di più è la casa. Secondo posto abbiamo il cibo. Qua, parentesi, spendiamo parecchio di cibo perché non cuciniamo né a pranzo né a cena, ordiniamo sempre. Siamo estremamente pigri. Dove? Pranzo, il motivo è semplicemente che stiamo lavorando, quindi non possiamo fermarci, cioè, no, a cucinare e mangiare. Non vogliamo fermarci. Sì, vorrebbe dire finire molto più tardi col lavoro. Invece preferiamo finire a orari decenti, tra virgolette orari, quindi un po' più normali, e poterci dedicare ad altre cose piuttosto che utilizzare il tempo per cucinare. Esatto, però vabbè, è una cosa che negli uffici capita spessissimo, che hai appunto la pausa pranzo rapidissima e mangi sempre fuori. Quindi facciamo la stessa cosa ma da casa. Invece a cena è più una questione di spendere come un servizio. Ecco, nel senso che come decidi di magari spendere per una persona che ti pulisce casa per non passare tu quelle ore a pulire la casa e non avere quella fatica, noi decidiamo di non cucinare neanche a cena per avere quel tempo in più libero per fare quello che ci piace. Fermo restando che a noi non piace cucinare, ci piacesse cucinare, ragazzi, ci potrebbe stare. Ve lo dico, odio proprio in modo viscerale cucinare, non ho la pazienza, cioè mi fa venire il nervoso in mille modi diversi, quindi purtroppo non mi piace e preferisco quindi magari utilizzare una parte dei miei soldi per non avere quel tempo utilizzato nella cucina, ma per dedicarlo magari ad altre cose che mi piace di più fare. Esatto, e qua secondo me abbiamo già un'informazione interessante del come utilizziamo i soldi, perché li utilizziamo per guadagnare tempo, nel senso che i soldi ti permettono di comprare il tempo altrui che ti fornisce un servizio, chiunque altro tu stai pagando, ok? Che ti permette di non impiegare tu quelle ore a fare una determinata cosa e quindi avere delle ore in più che puoi decidere se utilizzare per lavorare, per i tuoi hobby, per quello che ti piace, per dormire, eccetera eccetera. E quindi questa è già un'informazione interessante. Terza cosa in cui spendiamo di più, le bollette, quindi elettricità, acqua, gas, corrente, perché abbiamo i computer accesi tutto il giorno. Sì, vabbè, ma poi penso che per chiunque è la terza spesa, cioè, sì. No, poi soprattutto di questi tempi, soprattutto che in questi tempi schizzate alle stelle le bollette. Esatto, però. E quindi questa è la terza spesa. Dopodiché dalla quarta in poi non saprei mettervi in classifica, ma ovviamente c'è spese mediche, vestiti, comprarsi le scemenze quando ti vedi una cosa che ti piace, ci me la voglio comprare, esatto. E vari servizi di abbonamenti che possono essere Netflix e compagnia bella, Spotify, che insomma, robe così, non costano chissà quanto. E queste qua le mettiamo tutte assieme perché boh, non so quello che costa di più, quello che costa di meno, però un po' questo. Quello su cui non spendiamo,
auto, non abbiamo l'auto. Esatto. Abbiamo preferito, per come viviamo, non avere l'auto. Sì, poi quando esco, a meno che poi non devo andare da qualche altra parte, e a volte ovviamente ci vengono anche a prendere, quindi utilizza qualcun altro. Hanno trovato vari modi per arrangiarci. Esatto, utilizzano le altre persone l'auto al posto nostro, perché magari usciamo in compagnia con altre persone che hanno loro l'auto, quindi perché dovrei averla anche io. E poi molto spesso, quando magari ho un'oretta libera, ci piace fare delle passeggiate, quindi molto spesso usciamo anche semplicemente a passeggiare, che esatto, ci piace vivere così. Per ora non sentiamo la necessità di un'auto e abbiamo preferito non averla. Anche e se lì... poi a me piace guidare, a te no. A me piace la Tesla, perché così non guido. E così ovviamente ti risparmi sia il costo dell'auto, sia la marca, lo sapete, certo, ci sono un sacco di costi che comunque si porta dietro un'auto. Quindi risparmiamo molto tramite questa cosa, e risparmiamo tanto anche nei vestiti, dove nessuno dei due spende chissà quanto. Se dovessi sparare, io credo di spendere 3.000-1.500 all'anno, ma in realtà lo sapete, ci sono degli anni in cui mi dimentico di comprare la roba. Ma anche meno tu. Non lo faccio, quindi probabilmente la mia media probabilmente potrebbe stare anche sotto, ma banalmente compro un bel po' di vestiti che non costano magari gli 8-10 euro di H&M, ma nemmeno gli 80 euro per maglietta. Siamo su una via di mezzo, che non è né troppo low cost, ma neanche di lusso. Ecco, non siamo andati sull'abbigliamento di lusso, nessuno dei due si è presa, diciamo, come scelta, però, sì, come scelta. Adesso ve ne parliamo un po'. Potremmo anche permetterci, non dico tutto, ma magari parte del nostro abbigliamento di lusso, ma per scelta personale abbiamo deciso di non farlo adesso, infatti. Esatto. Spieghiamo un pochettino il perché. Allora, due motivi. Uno, il messaggio che diamo a voi, e il secondo motivo è lo stile di vita, il tenore di vita. Parliamo del tenore di vita che è più veloce, secondo me. Se tu guadagni di più e automaticamente dici, oh, guadagno di più, adesso spendo anche di più, ti crei un nuovo obbligo, ovvero devo per forza continuare a guadagnare questo quantitativo di soldi perché ho fatto salire il tenore di vita. Se guadagnerò ancora di più, dovrò appunto decidere se rifar salire il tenore di vita. E se arriva qua, questo è diventato un nuovo obbligo. Piuttosto che avere una costrizione verso i soldi così pesante, un obbligo, un dover pensare con i tanti soldi, noi abbiamo preferito dire, wait, queste cose per noi non sono così importanti per il nostro carattere, per come siamo fatti, teniamo il tenore di vita più basso rispetto a quanto guadagniamo. In questo modo abbiamo molto meno peso rispetto ai soldi, ci pensiamo meno, abbiamo meno preoccupazioni, siamo meno schiavi dei soldi, e l'unico nostro punto debole è la casa, perché ci piace vivere in belle case, però comunque vi garantisco che se ti fissi tanto sui vestiti arrivi a spendere di più della casa, mensilmente rispetto a quanto noi spendiamo poi per la casa. Esatto. Il messaggio invece è il diciamo il brutto messaggio che si porta dietro la moda del giudicare gli altri in base a come si vestono. Quindi ci piace fornirvi il messaggio del ci sono delle persone che comunque riescono a essere famose, riescono a essere super seguite eccetera eccetera, che comunque voi poi ci mettete comunque in un diciamo piedistallo, cioè ci vedete come persone fighe, anche esatto, se non lo siamo. Anche se poi non è che ci reputiamo tali, però sappiamo che voi ci percepite esatto, così. Esatto, e darvi la sensazione che non abbiamo l'abbigliamento di lusso serve anche a dirvi non sono fighi per quello, perché poi è un accostamento che si fa, cioè quello è super figo perché è vestito in modo super figo. E allora anch'io devo avere quelle robe. Esattamente, e non vogliamo dare questo messaggio. No, non voglio dare questo messaggio soprattutto perché io nel periodo della scuola l'ho sofferto molto, venendo da una famiglia abbastanza povera che comunque non si poteva permettere né di comprarmi cose di marca, anzi molto spesso utilizzavo roba usata dei miei cugini, presa anche da mercatini di seconda mano, perché comunque capita e penso di non essere l'unica, ma che anzi capita in tante famiglie. Quindi io mi sono proprio messa in testa che non voglio diventare come le persone che mi prendevano in giro per i vestiti, quindi ho detto non voglio darvi questa sensazione, voglio sempre essere una persona normale perché così sono, e quindi non voglio farvi pensare che per essere fighi e importanti bisogna avere delle cose di marca, perché secondo me è una cosa abbastanza futile. Non sono contro, però... No, verso chi spende nella moda, è la cosa che si sbaglia poi del giudicare gli altri nei vestiti, cioè, non è il voler spendere per un bel capo. Se a uno piace la moda e decide di investire i suoi soldi così, ragazzi, per me, tipo, fare i conti in tasca agli altri è la cosa più da poracci che si può fare nella vita. Questa è una mia opinione personale che sto spiegando a voi come mia opinione personale di come poi gli altri spendono i loro soldi. Sono comunque fatti loro perché sono soldi loro, non ci devo mettere bocca io, quindi... Mi sono dimenticato cosa devo dire subito dopo. Non lo so. Bravo! No, era... C'era, capisci? È finita. No, vabbè, quindi diciamo che comunque questo
a 360 gradi come spendiamo i nostri soldi, sì, quindi come li vediamo. Ovviamente ragazzi, tutte opinioni nostre personali. Esatto, ognuno poi ognuno fa quello che vuole e quello che preferisce, e per noi è importante tenere un tenore di vita più basso rispetto a quanto guadagniamo, per non dar troppa importanza ai soldi tutti i giorni della nostra vita, e poterci ad esempio permettere di decidere, come avevamo detto in un altro video, di far meno views su Steph e Fede. Pensieri che puoi avere fino a quando non ti porti alla costrizione del dire: oh cavolo, devo per forza guadagnare così tanto. No, altrimenti anche in questo canale avresti: no, no, devo continuare a guadagnare perché devo tenere il mio tenore di vita. E questo per noi è importante, ed è importante anche trasmettervi il messaggio che anche se guadagni bene non devi per forza prenderti i vestiti di lusso, le auto di lusso, i gioielli di lusso e tutte le varie cose. Si può decidere di utilizzarle in vari altri modi. E un'altra cosa che volevo dire era sul, diciamo, pensiero dei soldi fanno la felicità o meno. Una cosa veramente al volissimo. E allora, essendo un detto, è una frase corta, e quindi quando la gente contesta i soldi non fanno la felicità, secondo me non capiscono cosa vuol dire un detto. Un detto serve in modo super rapido, in modo super conciso, a farti riflettere. In questo caso il messaggio che ti vuole dare è che i soldi non fanno la felicità non ti vuole dire che i soldi sono inutili e non incidono sulla felicità. Vuole dirti che i soldi non fanno la felicità. Quindi vuol dire che da soli i soldi non ti rendono felice. E lo sappiamo, lo vediamo. Quanta gente c'è famosa e ricca che sta in depressione? E com'è possibile che stanno in depressione se sono ricchi? E che fanno anche perché? Gesti più estremi delle volte. Perché quindi i soldi da soli non bastano. Sono importanti i soldi e permettono di essere più felici? Sì, ma il detto si limita al non fanno la felicità. Quindi non basate la vostra vita pensando che se diventate ricchi automaticamente siete felici, perché poi nel cercare di diventare ricchi rinunciate alla famiglia, alle amicizie, ai rapporti, a voi stessi. E sono tutte cose che vi portano poi a cadere nei vizi e quindi ad entrare in dei loop che sono ben peggiori dell'avere pochi soldi. Io infatti sto ben lontana dai vizi, mi sono proprio anche lì imposta di non avere nessun tipo di vizio. Quindi i soldi non fanno la felicità, ma sono molto importanti. Secondo me è questa la vera risposta. Beh, e sono libertà, secondo me. Comunque ti permettono anche di non avere certi tipi di stress, perché giustamente se non riesci magari a pagare le bollette a fine mese, vivi costantemente stressato, magari sei nervoso anche verso le persone che hai attorno, rispondi male perché giustamente hai questi tipi di preoccupazioni, diciamo che i soldi ti permettono di non vivere costantemente con la paura del cavolo, questo mese mi buttano fuori di casa. Esatto. Quindi secondo me è quello che fanno e i soldi. E poi nessuno ci vieta come persone di dire: me ne vado di nuovo a vivere in campagna in mezzo a nulla, certo, mi coltivo le mie cose, mi faccio i fatti miei e riesco a vivere una vita con molto più semplice, molto più basata sulla natura e sulle cose semplici della vita. Dipende dai caratteri, dipende dalle persone, però il concetto è: i soldi non fanno la felicità da soli, non è così semplice, siamo più complicati e servono tante cose messe insieme. Se fosse semplice tutti i ricchi sarebbero felici, invece non mi sembra che lo siano. Esatto, e quindi è un pochino più complesso, quindi questi erano un po' i two cents, diciamo, come si dice, del pensiero sui soldi. E basta, ci sono altre cose di cui vorremmo parlare, ma andiamo corti. Volevi consigliare il libro? Unica cosa, il libro Padre Ricco, Padre Povero. Vi consigliamo un libro che su questo argomento secondo me è parecchio utile, appunto Padre Ricco, Padre Povero, che Steph ha già finito, io lo sto finendo, sono circa il 70% del libro perché lo leggo su Kindle e mi dice la percentuale. È molto interessante, è di semplice lettura ragazzi, non vi aspettate cose troppo complicate, incomprensibili, ma anzi è proprio scritto per arrivare a più persone possibili, è molto utile. Sì. Ti spiega un pochettino la mentalità che dovresti avere nel gestire i soldi, come li dovresti investire, un po' anche per non fare proprio la vita da schiavo dei soldi, sì, insomma, nel senso è detto molto spiega brevemente, anche un po' ragazzi, come gestire acquistare la casa, dato che in Italia abbiamo molto la fissa della prima casa da acquistare. Insomma, è interessante, è un libro super entry level, quindi non vi spiegherà come far soldi nella vita, non è quello l'obiettivo del libro, però secondo me dà un po' di concetti che sono molto interessanti, sì, per iniziare a capire un po', perché purtroppo a scuola non studiamo come si utilizzano i soldi, come si gestiscono, e quindi bisogna farlo da soli. Quindi se lo iniziate a fare, secondo me è un passo in avanti che potete iniziare a fare. Io avrei voluto che da giovane mi consigliassero libri del genere, esatto, quindi lo faccio a voi proprio per questo motivo. Quindi tu vi va, leggetelo, e vi abbiamo parlato un pochino di come spendiamo, di cose importanti per noi appunto con i soldi, un po' quello che pensiamo in generale di questo argomento della ricchezza e tutto quanto, e mi sembra che abbiamo male le cose abbiamo dette. Noi ci fermiamo così, speriamo sia stato interessante, fateci sapere cosa ne pensate voi, cosa per voi è importante, cosa non è importante riguardante i soldi e come li vorreste utilizzare nella vostra vita, e niente, ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.